Profondamente rinnovata nel look, la nuova Peugeot 2008 torna alla ribalta con motorizzazioni termiche, benzina e diesel, eppure con la variante 100% elettrica da 310 km di autonomia. La piattaforma su cui nasce è tutta nuova e la condivide con la nuova 208 Opel Corsa e DS3 Crossback. Colmare il segmento di mercato dei piccoli crossover compatti non è cosa facile. Noi ci siamo messi al volante della più prestazionale versione GT da 155 cavalli di potenza, racchiusi in un contenuto 1200 PureTech, abbinato di serie ad un comodo e intelligente cambio automatico ad 8 marce. Rispetto alle versioni Active e Allure, la GT aggiunge grinta già nel design esterno, che accentua ancor di più quello che riesce a fare il GT Line. La calandra di forma esagonale è concepita in nero lucido, così come il tetto, elementi pronti a contrastare il colore della carrozzeria e staccare dal conformismo. Gli artigli delle luci a LED anteriori sono un tocco di modernità e al contempo le conferiscono aggressività, una tecnologia ripresa anche per i gruppi ottici posteriori con effetto 3D, uniti da una plastica nera lucida. Una volta accomodati all'interno del 2008 GT, sono i sedili un suo punto forte, contenitivi e al contempo ergonomici, giusto per badare anche al comfort durante un viaggio. La tecnologia non manca, con l'iCockpit 3D davanti agli occhi sembra di essere a bordo di una vettura di categoria superiore, e di tecnologia la nuova 2008 se ne intende. Qualche pecca, il posizionamento a volte poco intuitivo di alcuni comandi come il Drive Mode, ma sono errori di gioventù. Se dalla 2008 GT ci si aspettano prestazioni brillanti e sportività, non si viene delusi. Il 1200, seppur apparentemente piccolo, si fa trovare pronto anche ai bassi giri. Ormai chiamarlo B-SUV è davvero riduttivo, visto che le dimensioni sono quelle di una 3008 di segmento superiore, con comfort e abitabilità per 5 persone. Una piccola pecca è da ritrovare nel sound, come già accaduto per modelli come 308 GT. Questo proviene dalle casse audio nel momento in cui siamo in modalità sport. Avremmo preferito l'originale con un modesto impianto di scarico.